Viviamo in un mondo sconvolto dai conflitti. Nei secoli della nostra storia, le nazioni hanno fatto della guerra uno strumento per i propri scopi. Gli uomini hanno combattuto a torto, a ragione, per la propria religione, per i propri confini e talvolta persino per niente. Ogni cultura di questa terra è stata forgiata da conflitti basati su dispute territoriali o ideologiche. Nei 6.000 anni di storia documentata vi sono state più di 14.000 guerre e sono solo quelle di cui siamo a conoscenza. Questi conflitti hanno causato la morte di milioni e milioni di innocenti, lasciandone innumerevoli altri senza tetto e senza famiglia. Abbiamo speso miliardi e miliardi di dollari per progettare e costruire apparati di guerra e lo spettro della guerra ci perseguita ancora. Abbiamo celebrato la fine delle guerre e abbiamo onorato i nostri eroi, ma la minaccia del conflitto ritorna sempre puntuale. La storia è piena di uomini all'apparenza innocui, che sembrano lottare per validi ideali, ma che invece celano oscure e malvagie intenzioni. Eppure abbiamo imparato assai poco dagli esempi che la storia ci fornisce. Abbiamo sviluppato mezzi di distruzione così potenti da poter annientare non solo i nostri nemici, ma noi stessi e il mondo intero, per sempre. L'orrore del combattimento corpo a corpo è stato rimpiazzato dall'omicidio di massa compiuto a grande distanza. La Russia è stata a lungo presente nei nostri incubi per poi nascondere lentamente in una visione quasi romantica la sua terrificante storia che ha dato il via a violenti conflitti in tutto il mondo. Vietnam, Corea, Cina ed Europa hanno sempre patito la morsa di un male che sembrava non avere fine. Eppure, malgrado la nostra abituale belligeranza, si è levato un grido di pace. Oggigiorno le proteste continuano a sollevarsi ovunque, ma anche quelle più pacifiche hanno pur sempre l'apparenza di un conflitto. La civiltà è forse destinata a estinguersi all'ombra della nostra primordiale sete di violenza? Sopravvivere a noi stessi sembra ormai impossibile. Eppure in mezzo a questi conflitti senza fine si leva un grido per la pace da parte di quella stessa specie che non fa altro che muovere guerra contro se stessa. Possiamo avere la pace? O avevamo forse la chiave per ottenerla e l'abbiamo smarrita? C'è mai stato qualcosa che avrebbe potuto salvarci da tutte queste morti e distruzioni? Un evento in grado di salvare il nostro mondo non solo adesso, ma anche in futuro? Nel 1917, mentre infuriava la Prima Guerra Mondiale e poche settimane prima della rivoluzione bolscevica nella lontana Russia, tre fanciulli del piccolo villaggio portoghese di Fatima ebbero un'esperienza di grande importanza che avrebbe avuto conseguenze epocali. Il 13 maggio 1917, mentre portavano il proprio gregge a pascolare nei pressi del villaggio di Fatima, questi tre giovani pastorelli portoghesi ricevettero l'apparizione di una donna splendente di bianco. Questa signora disse a Lucia dos Santos e ai suoi cugini, Giacinta e Francesco Marto, rispettivamente di 10, 7 e 9 anni, che avrebbe consegnato loro un messaggio per il mondo che sarebbe stato di grande importanza per il secolo XX e per quelli a venire. Disse loro di tornare a trovarla nello stesso luogo il giorno 13 di ciascun mese fino a ottobre, data in cui avrebbe compiuto un grande miracolo. Onorando la sua richiesta, i fanciulli tornarono a giugno e di nuovo a luglio, accompagnati da 5.000 pellegrini.
Il sacerdote locale di Fatima, dubitando dell'autenticità delle visioni dei fanciulli, riteneva che si trattasse piuttosto di un'opera del demonio e non della reale apparizione della Santa Vergine Maria. Alcune persone del villaggio condividevano le idee del sacerdote e ai fanciulli fu detto di restare in silenzio. Ad agosto i 3 fanciulli furono rapiti dal signor Olivera, sindaco della vicina Urem. Vennero interrogati con la speranza che rinnegassero ciò che dicevano di aver visto. Anche a seguito di minacce di morte, i 3 fanciulli rimasero saldi nella loro testimonianza. Furono liberati solo il 15 agosto, perdendo così il loro appuntamento con la Vergine Maria. La domanda che ci dobbiamo porre è se la storia di questi 3 fanciulli sia credibile. Abbiamo la credibilità dei veggenti stessi, i 3 fanciulli, Lucia, Francesco e Giacinta. Il 13 luglio la Madonna mostrò loro la visione dell'inferno, ma in quella stessa data dette loro anche un segreto che non avrebbero potuto rivelare. Un mese dopo, il 13 agosto, i fanciulli vennero letteralmente arrestati, in pratica rapiti. Il sindaco di Urem, una vicina cittadina all'epoca più grande di Fatima, voleva assolutamente interrogare i fanciulli fra l'11 e il 12 agosto. Ma i 2 fanciulli più piccoli non andarono. Loro padre rispose che erano troppo piccoli e avrebbero rischiato di cadere dall'asino. Lucia, che invece andò, cadde 3 volte dall'asino. Una volta lì, il sindaco insistette affinché Lucia gli rivelasse il segreto e negasse di aver visto la Madonna di Fatima. Ella non lo fece, e anche allora il sindaco la minacciò di morte. Ma la mattina del 13 agosto, una folla di circa 15.000 persone si era radunata. Il sindaco si recò ad Ajustrel, il piccolo paese vicino Fatima dove abitavano i veggenti, e disse loro: «Ho cambiato idea. Sono convinto e voglio partecipare alle apparizioni». Quindi andò a casa di Giacinta e Francesco e li caricò sulla propria macchina. Passò innanzitutto a casa del parroco e poi da lì, invece di andare verso il luogo delle apparizioni, si diresse verso Urem. Li aveva rapiti con l'inganno e messi in prigione con falsi pretesti. Prima li portò a casa sua e poi li mise in cella per 2 giorni. Offrì loro soldi e caramelle se avessero collaborato, ma i bimbi non negarono d'aver visto la Madonna e non rivelarono il segreto. Furono minacciati di morte. Furono minacciati di morte. Se non mi dite il segreto, vi farò bollire nell'olio. Giacinta aveva 7 anni. D'accordo, comincerò con te, che sei la più piccola. Sarai la prima a bollire nell'olio se non mi riveli il segreto. Giacinta disse di no. Non si agisce così per una bugia. Stessa cosa con Francesco, suo fratello. Dicci il segreto o verrai bollito nell'olio. Non posso dirle il segreto, ho promesso alla signora che non lo avrei fatto. I bambini non agiscono così quando mentono. Dicono la verità se li minacci con uno scapaccione. Figuriamoci bollirli vivi nell'olio. Restava Lucia, i suoi 2 cugini erano morti, per quanto ne sapeva. E di una morte orribile, per di più. Rivelaci il segreto, altrimenti... E anche se non furono queste le parole esatte, la sua risposta fu: «Dovete uccidermi come avete fatto con i miei cugini, perché io non posso rivelare il segreto». Non si agisce così per difendere una bugia. A settembre i fanciulli onorarono ancora il loro impegno verso la Signora e questa volta vennero accompagnati da oltre 30.000 pellegrini. Attirati dalla promessa di un grande miracolo, durante il mese di ottobre, con i 3 fanciulli, ci furono ben 70.000 testimoni, i quali assistettero all'evento chiamato successivamente il Miracolo del Sole. Molti giornalisti laici videro lo spettacolare miracolo e i loro articoli dettero credibilità e fama internazionale ai 3 fanciulli e al messaggio che essi avevano ricevuto. Il messaggio era il seguente: il mondo intero avrebbe avuto la pace se il rosario fosse stato recitato ogni giorno e se la Russia fosse stata consacrata dal Papa e da tutti i suoi vescovi al cuore immacolato di Maria. All'ora prevista, Lucia disse: «Guardate il sole!» E il sole esplose letteralmente in 1000 colori, danzando nel cielo per poi scendere in picchiata verso la terra. 70.000 persone lo videro. 70.000 persone si erano radunate per vedere questo miracolo che era stato predetto 3 mesi prima.
Ed in quel luogo non erano presenti solo fedeli, ma anche giornalisti laici, comunisti, atei e scienziati. Tutte queste persone assistettero alle cose incredibili che avvennero al sole. Esso ruotò ed irradiò nel cielo mille colori, si librò in aria ed infine discese verso la terra, terrorizzando l'intera folla. Fu decisamente un evento pubblico. In quel momento Dio sta attirando l'attenzione del mondo intero. E che la Chiesa affermi che tutto questo non faccia parte del deposito della fede, che si possa tenerne conto o meno, è assurdo. Se allora non fosse avvenuto un miracolo talmente scioccante e sorprendente, probabilmente non avrei creduto affatto al messaggio. Ma non si può negare il fatto che le leggi della natura siano state totalmente infrante. E questa non può che essere opera di Dio onnipotente per confermare qualcosa di importante. C'era stato un gran diluvio ed erano all'aperto sin dalla notte precedente. Per l'apparizione del giorno dopo, erano zuppi fino alle ossa. Subito dopo il miracolo del sole, il suolo e i vestiti di tutti erano asciutti, come se la Madonna, da buona madre premurosa, avesse deciso di pulire i propri figli prima di mandarli via. La quantità di energia richiesta per asciugare quell'altopiano erboso, le 70.000 persone che vi si trovavano sopra e il fango che la ricopriva fino alle caviglie, è talmente grande che avrebbe incenerito tutti i presenti. Una volta che realizzai cosa era veramente avvenuto, mi dissi: va bene, deve essere autentico. Un miracolo del genere non può essere opera del demonio, è una vera e propria interferenza con le leggi della natura. Quando il Signore compie un miracolo, abbiamo l'assoluta certezza che tale messaggio proviene da Dio Onnipotente. Visti i grandi sforzi che il cielo ha compiuto per ottenere l'attenzione del mondo, cosa ha chiesto all'umanità la Madonna di Fatima? Maria disse a Suor Lucia che si doveva procedere alla consacrazione della Russia. Consacrazione, una cerimonia con cui si dedica una persona, un luogo o un oggetto a un santo proposito. Maria apparve a Suor Lucia e le disse che era giunto il momento che la Russia venisse consacrata, poiché se lo fosse stata, il mondo avrebbe conosciuto la pace e la Russia sarebbe stata convertita. Ma la Madonna diede anche un avvertimento: se non fate questo, se non consacrate la Russia, allora la Prima Guerra Mondiale, che si è appena conclusa, ne porterà un'altra, la Seconda Guerra Mondiale, e la Russia diffonderà i suoi errori in tutto il mondo. Ed è esattamente quello che successe a partire dal 1929 per tutto il XX secolo. È la Russia, quindi, che viene messa al centro della crisi mondiale, e le apparizioni di Fatima avvennero letteralmente poche settimane prima della rivoluzione bolscevica, in un momento in cui nessuno avrebbe potuto capire cosa significasse l'espressione «errori della Russia». La Madonna diede delle istruzioni chiare e semplici. Non riesco proprio a capire dove sia il problema per un papa. La Madonna ha detto che il Santo Padre deve consacrare la Russia al suo cuore immacolato, insieme con tutti i vescovi del mondo. E anche se sembra un evento insignificante agli occhi del mondo, una goccia nel mare della geopolitica mondiale, cosa potrebbero mai fare un gruppo di vescovi, tutti riuniti insieme in preghiera, per fermare le tirannie e far crollare gli imperi? Ma è proprio così che Dio opera. Egli sceglie le cose più deboli ed insignificanti di questo mondo per ottenere gli effetti più grandi. Ecco cosa sarebbe avvenuto ed avverrà una volta compiuta la consacrazione dalla grazia di Dio. Ma le sacre scritture avallano quest'ipotesi, avvertendo l'umanità del disastro imminente? Nella Bibbia, Dio Onnipotente manda in continuazione i profeti. Quando i suoi figli cominciano a lasciare quel sentiero stretto e dritto che il Signore ha concepito per loro. Lo scopo di un profeta è quello di avvertirti, di metterti di nuovo sulla diritta via. E ne sono stati inviati molti da Dio nel Vecchio e nel Nuovo Testamento per questo motivo. Ma il profeta per eccellenza, dopo Mosè, è sicuramente Elia. Egli venne mandato da Dio per avvertire il popolo di Israele di tornare a obbedire alle leggi di Mosè. Altrimenti Dio li avrebbe colpiti con la confusione ed il caos, fino a far perdere loro unità e farli crollare dall'interno. Il Vecchio Testamento si conclude esattamente in questo modo. In tutto l'Antico Testamento vi sono esempi del popolo di Israele che non adempie ai propri obblighi rituali o simbolici. I risultati di questa disobbedienza sono i due esili del popolo ebraico e la distruzione del Tempio. L'Antico Testamento ci dice che non obbedire al volere di Dio
alla fine comporta un disastro di proporzioni nazionali o persino internazionali. Non vi è assolutamente alcuna possibilità di ottenere una pace vera e duratura se non tramite l'obbedienza fedele a ciò che nostro Signore ha chiesto, senza eccezioni. Dio è molto chiaro nella Bibbia. Quando stringe un patto, quando dà un ordine, pretende di ricevere obbedienza secondo le sue richieste, senza modifiche. Quando il Signore chiede al vecchio popolo dell'Antico Testamento: «Mi porterete quel certo agnello?», deve essere un agnello senza macchia. Immaginate se qualcuno avesse detto: «Beh, però per me è troppo difficile, è un problema, che ne dici di quest'altro invece?» Non puoi. Non puoi scendere a patti con Dio Onnipotente, non puoi dirgli che invece di una cosa ne farai un'altra. Non puoi metterti a discutere con Dio per cercare di portarlo dalla tua parte. Quindi se non obbediamo esattamente a ciò che il Signore ci ha ordinato, no, non c'è nessun'altra possibilità. Dobbiamo sottometterci alla Regina del Cielo in modo da sottometterci a suo Figlio. Se onoriamo Maria, onoriamo Gesù. Non si possono scindere le due cose. La consacrazione funziona? A giudicare dal Portogallo sembrerebbe proprio di sì. Il 13 maggio 1931 a Fatima si tenne una solenne processione religiosa. Vi parteciparono oltre 300.000 persone. Ed in quel giorno i vescovi portoghesi consacrarono solennemente il Portogallo al cuore immacolato di Maria. Prima di quest'atto, in Portogallo aveva avuto luogo una rivoluzione atea e i sacerdoti venivano imprigionati. La fede stessa era in pericolo per via della sanguinaria opposizione che durava fin dal 1910. Umanamente parlando, sembrava non esservi più speranza. La Madonna apparve in Portogallo nel 1917, dopodiché i vescovi, prendendo spunto dalle parole di Suor Lucia, consacrarono il Portogallo al cuore immacolato di Maria. Lo consacrarono per nome, in una formula che è facilmente reperibile tuttora, nominandolo esplicitamente per ben 5 volte. Subito dopo questo evento, in Portogallo avvennero ben 3 miracoli collegati l'uno all'altro. Per prima cosa, come risultato della consacrazione, la vita cattolica e la fede risorsero meravigliosamente. In secondo luogo vi fu un miracolo con la M minuscola, quello delle riforme politiche e sociali. Dopo decenni di governo ateo e laicista, venne eletto Antonio Salazar, col suo programma antirivoluzionario e anticomunista, il quale fece di tutto per costruire un ordine sociale basato sul Vangelo. Come ho detto, cercò di basare il metro di giudizio di ciò che è giusto o sbagliato sulla base degli insegnamenti del Vangelo e della Chiesa. Il terzo e più spettacolare miracolo fu quello della pace. La guerra civile spagnola infuriava a pochi passi dal suolo portoghese. Gli analisti politici e chiunque fosse a conoscenza di ciò che stava avvenendo in Spagna ritenevano che ormai fosse solo questione di tempo. La guerra avrebbe sicuramente coinvolto anche il povero e indifeso Portogallo, ma venne invece risparmiato. Tutti gli orrori della guerra spagnola vennero risparmiati ai portoghesi e così i vescovi del paese fecero assieme una solenne promessa. Se fossero stati loro risparmiati gli orrori della guerra civile spagnola nel 1938, avrebbero consacrato di nuovo la nazione al cuore immacolato di Maria. Pertanto, nel 1938, i vescovi si riunirono e consacrarono nuovamente il Portogallo al cuore immacolato di Maria. Ancora una volta siamo di fronte a una profezia e al suo compimento. Nel 1939, infatti, Suor Lucia scrisse al suo vescovo da Silva dicendogli che il cielo le aveva annunciato che, in virtù di quella consacrazione, il Portogallo avrebbe evitato gli orrori di una seconda guerra mondiale che sarebbe scoppiata di lì a poco, ed è esattamente ciò che avvenne. Ma è veramente possibile convertire un'intera nazione? Oggi il Messico è principalmente cattolico per via di un miracolo che avvenne nel 1531. In quella che oggi conosciamo come la cittadina di Guadalupe, la Vergine Maria apparve a Juan Diego ordinandogli di costruirvi una chiesa in suo onore.
La gente credette alla sua storia quando si tolse il proprio mantello davanti al vescovo locale e nella parte interna della stoffa c'era questa immagine miracolosa della Vergine Maria. I missionari cattolici avevano passato anni cercando di convertire le popolazioni indigene e azteche, ma senza alcun risultato. Alla sola vista di quell'immagine, invece, esse si convertirono in massa immediatamente. Le conversioni furono così tante che i sacerdoti di Guadalupe non fecero altro che battezzare nuovi convertiti dalla mattina alla sera per i successivi 10 anni. Se questo è ciò che può fare una semplice immagine della Madonna, come possiamo negare la possibilità che ella possa riuscire a convertire tutta la Russia o persino il mondo intero? Stalin voleva assolutamente imporre all'Austria lo stesso destino che aveva sofferto la Germania. C'erano ancora persone in Austria che credevano che la Madonna potesse fare qualcosa. Credo che fosse il 1945. Comunque accadde una cosa assai interessante. Il cancelliere austriaco Figl e successivamente Gorbach furono i primi a prendere in mano il rosario e a camminare pubblicamente per la vicina Ringstrasse per pregare in favore della liberazione dell'Austria. Ovviamente non avevamo paura dell'occupazione austriaca da parte degli americani, dei francesi o degli inglesi, ma ne avevamo tanta, e a ragione, nei confronti dei russi. Per questo motivo pregarono a lungo. Come ci si poteva aspettare, il cardinale Initzer, allora arcivescovo di Vienna, si unì soltanto più tardi a questa crociata per il Rosario, come fu chiamata. Ci vollero 10 anni, ma ebbero successo. Nel 1955 fu firmato il Trattato di Stato austriaco. Furono dettate molte condizioni, ma nessuna che facesse realmente la differenza nella vita di ciascun individuo in Austria. Il 26 ottobre 1955, che dal 1968 è diventato festa nazionale, l'ultimo soldato occupante lasciò l'Austria. Ed è l'unico caso nella storia in cui i comunisti si siano ritirati. Non solo si ritirarono, ma lo fecero senza versare una goccia di sangue. E il giorno stesso in cui iniziò il ritiro delle truppe era il 13 maggio 1955, il 38esimo anniversario della prima apparizione di Fatima. Una coincidenza? La linea di partito all'interno del Vaticano sembra indicare che la consacrazione della Russia sia già stata compiuta. È tragico constatare l'esistenza di persone secondo le quali la consacrazione è già stata compiuta. E anche se non intenzionalmente, esse rappresentano il problema piuttosto che la soluzione. Ma tutti devono ammettere che in realtà non è mai avvenuta una consacrazione pubblica e globale della Russia, compiuta dal Papa in unione con i suoi vescovi di tutto il mondo, nella quale sia stata nominata esplicitamente la parola Russia. Non si può fare altro che questo. Invece finora purtroppo è accaduto il contrario. La consacrazione non è mai stata realizzata secondo le richieste della Madonna, e a meno che non si faccia esattamente ciò che Nostro Signore ci ha chiesto, egli non porterà a compimento le promesse legate ad essa. Dio vuole testare la nostra umiltà. Se invece di obbedirgli decidiamo di non nominare la Russia, perché altrimenti potremmo rovinare la situazione geopolitica, dimostriamo a Dio di voler essere noi a controllare la questione, di voler essere i padroni, di potercela fare da soli. E allora Dio dice no, no, non benedirò questo vostro orgoglio. Voglio la totale sottomissione e quell'umiltà che vi porterà a dire: «O Signore, farò tutto quello che tu mi dici». La Bibbia è piena di esempi di persone che provano a fare qualcosa di diverso senza alcun risultato. Solo quando finalmente si prostrano umili al cospetto del Signore, egli ci dona il risultato soprannaturale. Subito dopo la consacrazione del mondo, il 25 marzo 1984, mentre era in preghiera dinanzi alla statua originale della Madonna di Fatima, Papa Giovanni Paolo II fece questa richiesta alla Madonna: «Illumina specialmente i popoli di cui tu aspetti la nostra consacrazione e il nostro affidamento», indicando con ciò che la consacrazione non era ancora stata compiuta. Non c'è dubbio che Papa Giovanni Paolo II abbia preso molto seriamente la richiesta della consacrazione, anche se, consigliato da altri, ha tentato di consacrare la Russia senza neanche nominarla. Il problema di fondo è che è impossibile consacrare un luogo a meno che non lo si nomini esplicitamente. Questo ha portato un mio amico ad affermare: «È una situazione ridicola. Perché non fanno una cerimonia per consacrare tutto il mondo tranne la Russia?» Questo è il punto del problema. Hanno fatto consacrazioni del mondo, dei giovani in cerca di significato, dei disoccupati, dei malati, di chiunque e di qualsiasi cosa, tranne che della Russia.
Dopo la consacrazione del 1984, Suor Lucia dichiarò in varie occasioni che la consacrazione del 1984 non era stata compiuta correttamente. Non era la consacrazione che la Madonna di Fatima aveva chiesto. Suor Lucia lo disse a un giornalista di nome Enrique Romero, mentre lasciava il suo convento per andare a votare alle elezioni portoghesi. In un'altra intervista al Sol de Fatima, pubblicata nel 1985, dichiarò molto esplicitamente che la consacrazione della Russia non era stata compiuta secondo le modalità richieste dalla Madonna di Fatima. Nel XX secolo già si avvertiva da parte della direzione della Chiesa una certa debolezza che Papa San Pio X aveva già segnalato. Ma tale debolezza si manifestò tragicamente nel suo successore, Papa Benedetto XV, e poi in Pio XI, che fu Papa negli anni venti e non compì la consacrazione della Russia richiesta dalla Madonna. E poi di nuovo in Pio XII. Per quante opere pie e meravigliose possano aver compiuto questi pontefici, e ne fecero diverse, tra le quali ricordiamo di Pio XI e Pio XII discorsi molto convincenti riguardo al regno di Cristo in terra, oppure l'enciclica Quas Primas di Papa Pio XI, malgrado tutto ciò, essi non compirono quel semplice atto. Non obbedirono a quella semplice richiesta che sarebbe stata la riprova della fedeltà al progetto profetico concepito da Dio per il XX secolo. Come risultato, consegnarono la Chiesa alla debolezza e all'impotenza. Non aver consacrato la Russia è un fatto importante per ciò che rappresenta. Esso simboleggia una Chiesa debole e impotente, non più in grado di combattere, non più in grado di dare insegnamenti ad un'umanità che ha abbandonato Dio. È una Chiesa che ha paura. Qual è la situazione attuale della Russia? Oggi le condizioni in cui versa la Russia sono probabilmente peggiori di quanto non lo siano mai state. In apparenza i russi ricevono influssi dal mondo capitalista e dal materialismo occidentale e sembra che pian piano stiano diventando come noi. Di per sé questo non è certo un bene, perché se diventano come noi, con la nostra mentalità americana e occidentale, possono solo peggiorare, dato che non siamo certo così buoni. Non c'è mai stata così tanta decadenza come oggi nella nostra società e stiamo esportando la nostra decadenza nelle tante nazioni dell'Estremo Oriente, Russia inclusa. E per quanto riguarda la Chiesa Cattolica in Russia, hanno persino introdotto una moratoria contro la fede cattolica. Di tutte le religioni del mondo, il cattolicesimo è quella meno rappresentata in Russia e questo include il buddismo, l'islam e tutte le maggiori religioni mondiali. In pratica ci sono meno cattolici adesso di quanti ce ne fossero nel 1917, quando avvennero le apparizioni di Fatima. Vi sono meno di 600.000 cattolici su una popolazione di 143 milioni di persone. Le cifre parlano chiaro. È opinione sempre più diffusa che la Russia sia sul punto di divenire uno stato criminale internazionale sotto il regime di Vladimir Putin, definito addirittura cristiano praticante. In questo momento il Vaticano sta protestando apertamente e pubblicamente contro la persecuzione della Chiesa Cattolica in Russia. Questo paese ha condotto un'operazione militare tesa a simulare un attacco contro gli Stati Uniti. Assiste l'Iran nel suo programma nucleare e si rifiuta di far cessare tali aiuti. Io ritengo che la Russia stia tuttora diffondendo i propri errori in tutto il mondo. Lo ha già fatto con la Cina comunista, che sta diventando sempre di più una minaccia militare per la sicurezza internazionale. Oggettivamente non ci troviamo certo in un periodo di quiete a livello internazionale. Penso che il messaggio di Fatima si riferisse ad un lungo periodo di profonda pace mondiale. Quanto durerà? Non lo so. Assisteremo ad un paradiso terrestre qui sulla Terra? Certo che no. Ma ciò che porterà a questa pace sarà la miracolosa conversione del popolo russo. Non vi è traccia di alcun rinascimento cattolico in Russia. Il Santo Padre ha dovuto trasmettere a Mosca. Egli non può entrare in territorio russo. La trasmissione di un suo discorso a Mosca avvenne nel marzo del 2002, credo. Il patriarca della Chiesa russo-ortodossa la definì un'invasione del paese. In Russia il cattolicesimo è una piccola minoranza religiosa, quindi non si può parlare di rinascita cattolica. In secondo luogo, non ci sono riforme politiche e sociali, a parte il fatto che ora le nazioni comuniste assomigliano sempre di più ai decadenti Stati Uniti d'America. Divorzio, omosessualità e aborto sono sempre più diffusi in Russia. Quindi non vi sono segni di conversione al cattolicesimo, nessun segno di riforme politiche o sociali che possano portare un individuo a condurre una vita di grazia. E infine il terzo punto, che risulta ovvio a tutti, non c'è pace.
Oggi dobbiamo ancora avere paura della Russia? Io non credo che la Russia sia un pericolo per il mondo. Al momento no. Penso che vi siano altri pericoli assai più imminenti della Russia. Meno di 10 minuti è quanto ci ha separati nel gennaio del 1995 dallo scoppio della Terza Guerra Mondiale. In Norvegia venne lanciato un missile scientifico per un test. Dato che il tragitto del missile attraversava lo spazio aereo russo, il governo norvegese ne aveva informato quest'ultimo, ma i documenti forse erano andati perduti. Il missile di progettazione americana mise in allerta i sistemi di difesa nucleare di tutta la Russia. Tutti i loro missili nucleari vennero puntati su vecchi obiettivi della Guerra Fredda in meno di 2 minuti. Centinaia di testate nucleari progettate per distruggere città e strutture militari americane. Il presidente Boris Yeltsin ricevette la notizia ed ebbe 10 minuti per decidere del destino dell'intera umanità. Fortunatamente per tutti noi prese la decisione giusta, ma può una nazione con migliaia di testate nucleari a sua disposizione essere a prova di errore? Siamo sicuri che non ci sia niente di cui temere? Anatoly Golitsyn è un ex agente del KGB che nel 1961 trovò rifugio negli Stati Uniti. Grazie alla sua intima conoscenza dei piani sovietici, scrisse 2 libri pieni di ammonimenti, Le nuove e le vecchie bugie e L'inganno della perestroica. La sua accuratezza nel prevedere il futuro comportamento del comunismo e dell'Unione Sovietica è stata valutata attorno a uno sbalorditivo 94%. Il contenuto di tali avvertimenti è allarmante anche al giorno d'oggi. Golitsyn affermò che il piano formulato da Gorbaciov, conosciuto dal mondo col nome di perestroica o ristrutturazione, non era concepito solo per ristrutturare la Russia. Sembrava così, ma in realtà voleva ristrutturare l'Occidente e il suo modo di pensare. L'idea che l'Unione Sovietica stesse per cadere, che la democrazia sarebbe finalmente arrivata in tutta l'Europa orientale o la caduta del muro di Berlino, tutte queste cose vennero predette in anticipo perché erano state pianificate per far credere all'Occidente che il comunismo stesse collassando e che non sarebbe più stato una minaccia. Questo avrebbe fatto convergere l'Occidente e il sistema comunista russo verso un unico sistema mondiale, nel quale il comunismo avrebbe dominato su tutti e al quale l'Ovest si sarebbe dovuto sottomettere. Ecco il loro sistema per farci cadere nel tranello. Decisero di cambiare, per così dire, l'immagine del nemico, ma non il nemico in sé. Alla gente è stato fatto credere che si trattasse di cambiamenti reali. È stato fatto credere che questi fossero profondi e seri cambiamenti nella filosofia, nel comunismo, e che il comunismo avesse visto la luce e stesse diventando più capitalista, come l'Occidente, ma in realtà era un trucco cosmetico. E credo che la gente in Occidente sia troppo materialista, non presta attenzione, e quindi, fin quando sembra che il pericolo sia andato via dalla Russia, gli va bene così, vanno avanti con la propria vita. La guerra totale tra il comunismo e il capitalismo è inevitabile. Oggi ovviamente non siamo abbastanza forti per attaccare. Il nostro tempo verrà fra 20 o 30 anni. Per vincere dovremo usare l'elemento della sorpresa. Dovremo far assopire il mondo occidentale. Per questo motivo dobbiamo avviare il più spettacolare movimento pacifista che la storia ricordi. Vi saranno aperture eccezionali e concessioni senza precedenti. Le nazioni capitaliste, stupide e decadenti, saranno felici di cooperare per la loro stessa distruzione. Si lanceranno su un'altra occasione di amicizia. Appena avranno abbassato la guardia, li schiacceremo con il pugno chiuso. Professor Dmitri Manuilsky, presso la Scuola di Strategie Militari e Politiche Lenin di Mosca. Quali conseguenze vi saranno se continueremo a ignorare le richieste della Madonna di Fatima? Ciò che non abbiamo ancora visto, e che probabilmente è la cosa più spaventosa da un punto di vista prettamente secolare, è l'annientamento delle nazioni che la Madonna ha predetto come risultato per non aver compiuto questa opportuna consacrazione, anche se alla fine, come dice il messaggio, il Santo Padre consacrerà la Russia. La mia speranza è che quando consacrerà la Russia non lo farà dinanzi a un cratere dove una volta c'era il Vaticano. E vi sono diverse visioni che riguardano il Papa in tal senso. Pio X affermò durante il suo pontificato di aver avuto una visione di un suo successore che fuggiva dal Vaticano passando sopra i corpi senza vita dei suoi subordinati.
E la visione pubblicata dal Vaticano del vescovo vestito di bianco mostra in effetti il Papa che cammina in mezzo a una città in rovina, circondato da corpi, e che giunge in cima a una collina e prega di fronte a una grande croce dove poi viene ucciso da un plotone di soldati. Quindi, se crediamo in queste apparizioni, se siamo veramente cattolici e prendiamo sul serio la conferma che ci dà la Chiesa riguardo all'autenticità della visione, dovremmo seriamente preoccuparci di quel che sta accadendo al mondo oggi e del fatto che ci stiamo effettivamente avvicinando a quell'annientamento delle nazioni. E non sono solo predizioni senza senso. Anche tra i non credenti sono in molti ad avere la sensazione che il mondo stia precipitando verso un qualche confronto apocalittico col Medio Oriente, come ad esempio una guerra nucleare tra India e Pakistan. Non bisogna essere cattolici per rendersi conto che forse questo è il peggior periodo della storia dell'uomo per quanto riguarda la nostra sopravvivenza come specie e civiltà. Nel 1946 al professor William Thomas Walsh, autore del libro bestseller Nostra Signora di Fatima, 1 milione di copie vendute nelle oltre 20 edizioni, fu concessa una rara intervista con Suor Lucia. Ecco un riassunto delle affermazioni che Suor Lucia fece al professor Walsh. Lucia disse chiaramente che la Madonna non aveva chiesto la consacrazione del mondo al suo cuore immacolato, aveva chiesto esplicitamente la consacrazione della Russia. Poi, continua il professor Walsh, Suor Lucia pronunziò le seguenti parole: «Ciò che la Madonna vuole è che il Papa e tutti i vescovi del mondo consacrino la Russia al suo cuore immacolato in un giorno speciale. Se questo verrà fatto, la Madonna convertirà la Russia e vi sarà la pace. Se non verrà fatto, gli errori della Russia si diffonderanno in ogni paese del mondo». Il professor Walsh allora le chiese: «Questo vuol dire che secondo lei ogni paese, senza eccezione, verrà soggiogato dal comunismo?» Suor Lucia rispose: «Sì». Cercando un ulteriore chiarimento, il professor Walsh chiese: «Questo include anche gli Stati Uniti d'America?» Suor Lucia rispose con uno squillante: «Sì». La verità di Fatima non dipende dal fatto che ci si creda o meno. Fatima è verità, è un messaggio di Dio autenticato dal miracolo del sole. Certo, si può pensare che qualcuno abbia fatto un errore di logica, che magari non è vero niente, ma se è vero, hai tutto da perdere. Hai pagato il mutuo della tua casa per 20 o 40 anni, hai investito 20 o 30 anni nei tuoi figli e questi finiranno schiavizzati, torturati, uccisi. E anche tu, tua moglie o tuo marito. Hai tutto da perdere a questo mondo. E questo perché il Papa e i Vescovi si rifiutano di esaudire una richiesta che è solo un atto di devozione, qualcosa che dovrebbero fare ogni tanto, comunque, a prescindere. Cosa gli costa? Insomma, visto che avete tutto da perdere, non vi costa niente prendere il telefono, chiamarli e dir loro di consacrare la Russia. E se non siete cattolici, potreste addirittura venire ascoltati più di quanto lo sia stato io in 25 anni di questo lavoro. A oggi la Russia non è ancora stata consacrata nel modo richiesto da Nostro Signore. Persisterà Papa Benedetto XVI nella disastrosa decisione di non obbedire all'ordine di Dio di consacrare la Russia al cuore immacolato di Maria? Perché la Chiesa non ha agito? Vi sono stati soltanto 21 concili generali nella storia bimillenaria della Chiesa Cattolica. Il 21esimo e ultimo concilio, il Vaticano II, fu indetto da Papa Giovanni XXIII tra il 1962 e il 1965. La liberalizzazione improvvisa e sistematica che seguì alla conclusione del concilio nel 65 ha indotto alcuni a parlare di Chiesa conciliare, i cui nuovi credi, comportamenti e pratiche religiose sono differenti da quelli dell'una, santa, cattolica e apostolica Chiesa universale di tutti i tempi. Ritengo che Fatima rappresenti un elemento di scandalo per la Chiesa conciliare, perché prende la fede e la morale assai seriamente. La Chiesa conciliare è infetta dal relativismo. Se si prendono in esame i vari errori elencati nei sillabi promulgati dai papi Pio IX e Pio X, forse risulterebbe che la Chiesa contemporanea ed i suoi capi credano nella maggior parte di questi, per quanto scioccante possa sembrare. Pertanto, l'austera fede di Fatima ed il suo messaggio, ovvero che le conseguenze dei peccati sono decisamente serie, mal si adattano alla Chiesa conciliare. La consacrazione della Russia è parte del simbolismo del messaggio di Fatima. E pertanto ritengo che la Chiesa conciliare, infetta com'è di relativismo, soggettivismo, pluralismo religioso,
ne farebbe assai volentieri a meno. Vorrebbero nascondere il messaggio da qualche parte e quindi alla fine o lo ignorano o dicono che si è già compiuto. Credo che lo facciano per minimizzarlo. Ritengo che vi siano persone assai influenti in Vaticano che non credono affatto alla Madonna di Fatima, non credono in lei e non credono nel suo messaggio. Hanno un proprio progetto, dei piani ben precisi. Ecco perché il messaggio di Fatima si oppone apertamente al loro programma. Ed è per questo che vogliono liberarsi di Fatima, ma non possono dirlo pubblicamente. È come quando nostro Signore si rivolse ai farisei chiedendo loro: ebbene, il battesimo è stato inventato da Giovanni Battista o è stato Dio a ispirarlo? Le parole di nostro Signore erano chiare nel significato: il battesimo è stato concepito dal cielo o proviene dalla mente di un uomo? Allora i farisei si dissero: ebbene, se diciamo che viene dal cielo, egli ci chiederà perché non ci siamo battezzati, per cui non possiamo dirlo. E non possiamo neanche dirgli che viene da un uomo, perché la gente ama Giovanni Battista. Per cui dissero: non lo sappiamo. Allo stesso modo, i farisei di oggi all'interno del Vaticano non credono che il messaggio di Fatima provenga da Dio, ma non osano dirlo in pubblico, perché non verrebbero più considerati affidabili, e questo li danneggerebbe oltremodo. Per questo fingono da una parte di crederci, ma dall'altra, di fatto, osteggiano Fatima con tutte le loro forze. Uno dei consiglieri più vicini a Giovanni Paolo II ha confermato che al Papa venne consigliato di non menzionare la parola Russia in nessuna cerimonia pubblica, perché avrebbe offeso la gerarchia russo-ortodossa. Inoltre, questo sarebbe stato un passo indietro nel dialogo ecumenico, che è una di quelle novità comparse negli ultimi 40 anni e che ha causato tanta confusione nella Chiesa. Quindi, nel caso di Giovanni Paolo II, abbiamo una prova concreta che gli era stato senza dubbio suggerito di non nominare la Russia per motivi diplomatici ed ecumenici. Ritengo che il Papa abbia paura che la consacrazione della Russia darebbe troppa forza e credibilità alle correnti tradizionaliste della Chiesa. Sarebbe per lui una situazione imbarazzante, preso tra i suoi amici progressisti e la corrente principale della Chiesa. Invece, darebbe una maggiore credibilità a quelle persone che prima erano state criticate e minacciate di scomunica. Questa è l'ultima cosa che vuole. Ma credo che in una certa misura si sia già verificata una resa implicita da parte delle autorità ecclesiastiche. Questo non mette certo a repentaglio l'infallibilità della Chiesa, non si tratta di qualche solenne pronunciamento ex cathedra. Però vi sono state delle concessioni da parte di chi guida la Chiesa in favore dell'atteggiamento mentale del mondo moderno. Dobbiamo parlare al mondo moderno secondo categorie che il mondo ritiene accettabili. Il mondo stabilisce i termini e noi dobbiamo stare al loro gioco. In questo momento vi sono là fuori milioni di cattolici che non sanno niente su Fatima, o magari hanno visto il film di Hollywood molti anni fa e sanno che ci furono le apparizioni. Ma la cosa finisce lì. Direi che è colpa di chi sta al comando della Chiesa se Fatima non ha avuto l'attenzione e l'importanza che merita. Sappiamo che c'è qualcosa di molto forte che sta cercando di fermare coloro che dovrebbero consacrare la Russia. E la domanda è: di che si tratta? Come disse Suor Lucia, è un disorientamento diabolico. E credo che sia proprio questo. Una parte della storia di Fatima è stata fatta sparire agli occhi dell'opinione pubblica da chi detiene il potere in Vaticano. Questa parte mancante è il terzo segreto. Gli studiosi di Fatima concordano unanimemente sul fatto che il segreto inizi con una frase: in Portogallo il dogma della fede si conserverà sempre, eccetera. Fine della citazione. Quell'eccetera indica che la Vergine di Fatima aveva molte più cose da dire riguardo al tema del dogma, ma l'affermazione «in Portogallo il dogma della fede si conserverà sempre» ci porta a supporre che al di fuori di esso il dogma non sarà preservato. Fin tanto che mantengo saldo il dogma della fede, sono un cattolico, ma se perdo la fede in seguito a un cattivo esempio o al cattivo consiglio di cardinali o persino di un papa, allora esco dalla Chiesa, perché non sono più saldo nella mia fede cattolica. Non è in pericolo l'integrità della Chiesa in sé, ma è in pericolo l'integrità della fede di milioni di persone e la loro salvezza. Gli studiosi di Fatima ritengono inoltre che il terzo segreto, che inizia appunto con la frase che abbiamo appena visto, si riferisca ad una crisi della fede e della disciplina nella Chiesa, la quale avrebbe avuto inizio attorno al 1960.
Perché nel 1960? Perché quando a Suor Lucia fu chiesto in quale momento il segreto avrebbe dovuto essere rivelato, ella rispose che la Madonna desiderava che fosse rivelato dopo la sua morte, ma in ogni caso non oltre il 1960. Quando le chiesero perché il 1960, rispose perché per allora sarà più chiaro. Il 26 giugno del 2000 alcuni funzionari del Vaticano pubblicarono ciò che affermavano essere l'intero terzo segreto di Fatima, ma il documento pubblicato non contiene nessuna parola facente seguito al misterioso eccetera della Madonna di Fatima. Le parole mancanti non sono mai state rivelate. Sulla base delle ricerche condotte all'epoca, per il cardinale Oddi, il terzo segreto era collegato con l'attuale crisi della fede, ma anche con i problemi derivanti dal Concilio Vaticano II. Suor Lucia chiese alla Madonna, perché non prima del 1960? Ed ella rispose, perché per allora sarà più chiaro. Per cui il contenuto del terzo segreto non era riferito semplicemente al 1960, ma a qualcosa che in quell'anno sarebbe stato più chiaro. E quello che stava appunto accadendo allora era esattamente la preparazione del Concilio Vaticano II. Il cardinale Oddi disse che anche se Papa Giovanni XXIII avesse trovato nel terzo segreto qualcosa di positivo riguardo all'imminente Vaticano II, da ottimista qual era, si può stare sicuri che lo avrebbe rivelato. Il fatto che non abbia detto niente significa che probabilmente conteneva cattive notizie. Non voleva certo dire che le apparizioni di Fatima non fossero vere, solamente che c'erano cose che non gli piacevano, che non si conciliavano con la direzione che stava facendo prendere alla Chiesa. La Chiesa cattolica esercita un influsso assai benefico sull'umanità. E quindi ho assistito con allarmante preoccupazione alla costante e progressiva disintegrazione della fede cattolica a causa del Concilio Vaticano II. Era stato detto che questa terza parte del messaggio della Madonna di Fatima, il cosiddetto terzo segreto, doveva essere rivelato non più tardi del 1960. Quando Pio XII morì nel 58, il suo successore, Papa Giovanni XXIII, aprì il terzo segreto, lo lesse e disse «Non è per i nostri giorni». E continuò scagliandosi contro i profeti di sventura, che predicevano in continuazione catastrofi e disgrazie per l'ultima parte del XX secolo. D'altra parte, egli riteneva che il nostro comportamento dovesse essere ottimista. Diceva, l'uomo migliora sempre di più. Stiamo assistendo all'evoluzione dell'umanità verso una sempre più elevata moralità. Io sto ancora cercando una prova di questo, ma sicuramente abbiamo trovato modi sempre più sofisticati e tecnologici per compiere il male. Eppure, per chissà quali motivi fondamentalmente chiari solo a lui, decise che il contenuto del messaggio non dovesse essere rivelato. Ora si possono leggere varie interpretazioni sul suo fallimento nel compiere il proprio dovere, ma sta di fatto che anche tutti i suoi successori presero esattamente la stessa decisione politica, da Paolo VI a Giovanni Paolo I nel 78, fino a Giovanni Paolo II. Dal 1960 a oggi l'intero testo del terzo segreto non è ancora stato rivelato da nessun papa. Persisterà anche Papa Benedetto XVI nella disastrosa decisione di non divulgare interamente il terzo segreto? La Madonna di Fatima ha detto: se le mie richieste verranno esaudite, la Russia sarà convertita e vi sarà un periodo di pace. Se le mie richieste non verranno esaudite, la Russia diffonderà i suoi errori in tutto il mondo, causando guerre e persecuzioni contro la Chiesa. I buoni verranno martirizzati, il Santo Padre avrà molto da soffrire, varie nazioni saranno annientate. Non so con quali armi si combatterà la Terza Guerra Mondiale, ma so con quali si combatterà la Quarta, con pietre e bastoni. L'umanità deve porre fine alla guerra o la guerra porrà fine all'umanità. La guerra è una punizione per i peccati. Questo è il mondo in cui viviamo. Sappiamo che i paesi del terzo mondo in un solo anno spendono in armamenti 798 miliardi di dollari, mentre la loro gente muore di fame e vive nel terrore. Il tasso di mortalità continua a incrementare a un ritmo spaventoso. I nostri capi religiosi assistono con tristezza all'emergere di nuove leggi cui viene opposta una resistenza debole e inefficace. Le immagini di guerra sono le più frequenti ad apparire sui mass media di tutto il mondo.
Nei recessi più remoti del nostro pianeta, la gente muore di fame, ma non ha problemi a trovare una pistola. Le Nazioni Unite agitano l'ideale della pace dinanzi ai fanciulli che muoiono di fame. Ci riempiamo la pancia con le nostre abbondanti risorse e mandiamo solo un po' dei nostri avanzi ai milioni di affamati. Abbiamo provato ira e odio sul nostro stesso suolo e abbiamo risposto infliggendo lo stesso odio e la stessa ira in nome della giustizia. Per la perdita di due edifici abbiamo assistito alla caduta di due nazioni. Chi abbia ragione o meno è irrilevante. La verità è che il circolo di violenza è tuttora ininterrotto. Possiamo forse tirare un sospiro di sollievo dopo aver vinto un'altra guerra ed aver abbattuto un altro dittatore, quando in realtà temiamo che dietro l'angolo ve ne siano altri 100 pronti a prendere il suo posto? La pace ci sfugge sempre come il vento tra le dita. Possiamo arrivare a sfiorarla appena, ma non riusciamo ad afferrarla saldamente. La pace e la buona volontà vengono offerte a tutta l'umanità, eppure finora siamo stati così folli da lasciarcele sfuggire. In teoria, le Nazioni Unite sono state costituite per garantire la pace al mondo attraverso il dialogo, i negoziati e la diplomazia, ma senza alcun risultato significativo o duraturo. Le marce di pace sono state prolifiche in ogni angolo della Terra. Il grido di giustizia e di pace è stato fatto sfilare nelle nostre strade con urla contro l'ingiustizia, la cospirazione e la belligeranza per bocca di persone senza potere, senza influenza e spesso persino senza credibilità. Dal momento che le Nazioni Unite si dimostrano palesemente inefficaci nell'ottenere la pace, come possiamo aspettarci che delle manifestazioni pacifiste così vaghe riescano a portare la vera pace in un mondo così martoriato? L'America è senza dubbio la nazione più potente al mondo, eppure per quanta forza abbia non può garantire la pace a tutto il pianeta. La Russia ha davvero in serbo il progetto diabolico di aspettare nell'ombra per poi gettarsi alla conquista di un mondo indebolito? La Chiesa possiede il segreto finale per la pace nel mondo? Può il Papa portare l'unica vera pace all'umanità per mezzo di una singola azione chiesta a Fatima nel 1917? Non dovremmo almeno provarci? Quanto possiamo ancora sperare di ottenere la pace nel mondo basandoci soltanto su persone, parole o azioni umane? Siamo rimasti delusi così tante volte, persino ora. Persino ora di fronte a promesse, utopie o cose del genere. Penso che le parole della Vergine Maria siano ben più affidabili di ciò che affermano oggigiorno i nostri capi di Stato. Ritengo che sia fondamentale per l'intera umanità che la Chiesa prenda in seria considerazione tutto ciò che fu detto a Fatima. Se la consacrazione della Russia verrà compiuta, se verrà portata a termine, come ha chiesto la Madonna di Fatima, secondo le sue istruzioni, allora eviteremo tutti i castighi e le punizioni preannunciati dal messaggio di Fatima, tra cui l'annientamento di intere nazioni. Possiamo evitarlo. Abbiamo la promessa che se questa consacrazione verrà realizzata, ciò che ne otterremo sarà la conversione della Russia e la pace nel mondo. Queste cose sono state promesse dalla Madonna di Fatima solo se il Papa e i Vescovi effettueranno quest'atto di consacrazione. Insomma, se è tutto qui ciò che ci chiede il cielo, allora perché non farlo? Quello che mi sento di suggerire agli spettatori non cattolici di questo programma è che ci crediate o meno, non vi costa niente suggerire al Santo Padre di nominare la Russia in una cerimonia che la consacri. Vediamo che succede. L'approccio che seguirei con un non cattolico è questo. Che abbiamo da perdere? Penso che qualsiasi non cattolico ragionevole non si opporrebbe a questa cerimonia se vi fosse anche la minima possibilità di ottenerne in cambio la pace nel mondo. Per questo motivo, cattolico o no, la risposta è: che abbiamo da perdere?
Guardando al secolo scorso, ci accorgiamo che non abbiamo avuto la pace. Le guerre hanno continuato a susseguirsi. La Madonna di Fatima ci ha dato un modo per ottenere la pace, ovvero la consacrazione collegiale della Russia, compiuta dal Papa in unione con tutti i vescovi del mondo. E ci ha detto che dopo di essa avremmo avuto un periodo di pace. Dato però che non l'abbiamo, possiamo ritenere con certezza che l'unico modo di avere la pace è che la consacrazione venga realizzata. Che cosa gli costa? Assolutamente niente. Nessuno sforzo, nessuna perdita di tempo, non hanno niente di complicato da fare. Invece se non la fanno, i costi da pagare saranno enormi. Se la faranno però avranno servito al mondo la pace su un piatto d'argento. La gente normale, la gente per le strade, dovrebbe chiedere ai propri vescovi: perché non state facendo la consacrazione? Perché non proviamo? Vediamo se otteniamo la pace come ha promesso la Madonna. Che abbiamo da perdere? Andate, lavorate con il Papa e fate la consacrazione collegiale della Russia e vediamo se otterremo la pace. Abbiamo provato ogni altra cosa e non ha funzionato. L'umanità aspira alla pace. La gente ha sempre cercato di ottenerla, ma credere che la si possa ottenere senza l'aiuto divino è un grave errore. Perché non provarci? Abbiamo provato con qualunque altro mezzo. Le Nazioni Unite non funzionano, sono atee in ogni caso. Gli accordi di pace non funzionano. Le visite pontificie non funzionano. Il Papa va in Terra Santa e loro gli dicono: oh sì, Santo Padre, vivremo insieme in pace. E poi quando li lascia, bang, 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 ricominciano di nuovo. I viaggi del Papa non funzionano. E costano molto di più che consacrare la Russia al cuore immacolato di Maria e ordinare a tutti i vescovi di fare lo stesso nelle loro cattedrali in unione con il Papa. Non costa neanche tanto spedire le lettere ai vescovi. Fatelo pure per email se volete. Ma perché non provarci? Non riesco a capirlo. Non ne ho idea, non c'è niente da perdere e tutto da guadagnare. Il nostro mondo sembra impazzito, ormai fuori controllo. Tutte le soluzioni al problema della pace nel mondo hanno fallito. Lo spettro della violenza aleggia sempre più minaccioso su di noi. Eppure i devoti del messaggio di Fatima persistono nel credere che le parole del messaggio contengano la chiave per ottenere la pace nel nostro povero mondo martoriato dalle guerre, anche se gran parte della leadership della loro stessa Chiesa ha abbandonato il messaggio in cerca di un orientamento più moderno e mondano. Siamo tutti a conoscenza del numero di profezie apocalittiche riguardanti il futuro dell'umanità. Siamo anche consapevoli di essere creature dotate di intelligenza e libero arbitrio. In una chiesa con gravi problemi, i milioni di cattolici che ancora seguono il messaggio di Fatima insistono che la scelta per la pace è semplice come una breve cerimonia, richiesta dalla Beata Vergine e confermata da un miracolo pubblico che non ha precedenti. In un mondo impazzito in cui ogni tentativo umano per cercare la pace sembra portare soltanto a ulteriori violenze e spargimenti di sangue, questi cattolici lanciano una sfida, semplice come il messaggio da essi rivendicato. Non abbiamo niente da perdere se seguiamo il consiglio della Vergine Maria, però dobbiamo agire. Dipende da te. Per maggiori informazioni sul messaggio della Madonna, vi preghiamo di visitare il nostro sito internet www.fatima.it.